Oggi, come vedete, sono circondata da frutta, verdure e fiori perché vi volevo parlare di un pittore molto particolare nato tantissimi anni fa, nel 1500. Si chiamava Arcimboldo. Lui pitturava i suoi ritratti utilizzando tutti gli elementi naturali, quindi usava la frutta, la verdura, i fiori e gli animali. Lui soprattutto faceva i ritratti, i visi. Questa frutta e verdura che ho comprato, che poi mangerò, volevo però divertirmi con voi a fare il mio ritratto. Guardate, io ho un piatto e adesso vediamo cosa ci posso fare. Prendo dei fagiolini e ci faccio i capelli. Poi, guardate, ho l'uva. Faccio uno e due occhietti. E poi con una fragola ci faccio il naso. E con la bocca ci faccio una, prendo la banana. E questo è il mio ritratto. È un po' bizzarro, eh? Se ne possono davvero fare tantissimi. Arcimboldo, i suoi famosi ritratti erano le quattro stagioni. Ve ricordate quali sono le stagioni? Allora, partiamo in quella che siamo adesso. Adesso noi siamo in primavera. Poi abbiamo l'estate, l'autunno e l'inverno. In ogni ritratto lui utilizzava, disegnava la verdura, la frutta di stagione. Quindi ogni stagione ha la sua frutta. Ad esempio, adesso che siamo in primavera, iniziano a esserci anche l'uva, le albicocche, le pesche. In estate ci sono le ciliegie. In autunno ci sono, indovinate che cosa, le castagne e i cachi. Invece in inverno ci sono anche le zucche. In ogni stagione ci sono frutta e verdura diverse. E Arcimboldo le disegnava per fare i suoi bellissimi ritratti. Adesso, se avete voglia, utilizzando la frutta e la verdura che avete in frigorifero, anche voi potete fare un ritratto come il mio. Vedete, se adesso facciamo noi il nostro ritratto di Arcimboldo, ho qui delle fotocopie della frutta e della verdura. E poi ci serve un foglio bianco. Allora, io la frutta e la verdura, come vedete, l'ho già colorata con le matite, ritagliata. Adesso inizio il mio ritratto, ma dobbiamo fare la nostra faccia. Allora, come faccia possiamo usare un frutto che è proprio grande grande, che potrebbe essere la zucca o l'anguria. Io prendo l'arancione e faccio la faccia come se fosse una zucca. Adesso con la colla inizio ad attaccare le varie frutte e verdure. Vediamo un po' come posso fare. Scegliete bene la frutta e la verdura. Ad esempio, per fare la bocca io uso il cetriolo. Poi per fare gli occhi il limone, e l'altro occhio uso la pera. Cerchiamo di fare il nostro personaggio utilizzando tutta la frutta e la verdura che abbiamo ritagliato. Allora, bambini, io ho incollato il cetriolo, il limone, la pera, ma possiamo incollare tutta la nostra frutta, così terminiamo il nostro bellissimo ritratto. Ecco, bambini, il mio ritratto è terminato. Aspetto i vostri. Buon divertimento. Ciao!